Mi chiamo Anna Basile, dipingo ormai da una vita e questa mostra qui lo testimonia perché ci sono degli elaborati fatti dal 1974 ad oggi. Ho cominciato con i ritratti, con l'idea di rappresentare un viso o una figura per intero e poi man mano procedo con la mia creatività. Poi ci sono invece questi altri lavori che sono un po' più astratti, però il mio modo di fare pittura astratta non è quella di Kandinsky, che magari è attento all'emozione che suscita il colore, quindi si esprime con macchie informi di colore. Non è neanche quello di Mondrian, con quelle figure geometriche, rigide, colori primari, perché i miei quadri astratti sono comunque delle ispirazioni alla natura. Questo per esempio è un cactus. Sono rimasta così folgorata dal colore del fiore del cactus che mi è venuta l'idea di fare questo quadro. Oppure, ecco, questo è astratto, ma un po' si riconoscono i fiori. Per questo dico, il mio astrattismo può essere considerato anche un liberty nuovo. Questo era un altro fiore che avevo visto, era un giardino con dei fiori, ma mi aveva colpito un fiore rosso. Ed è venuta fuori questa composizione che a me piace molto. Nelle mie opere c'è un discorso libero, io faccio quello che sento. Man mano che procedo nella pittura, perché non disegno, vengono fuori queste creature, diciamo. L'ultimo che ho fatto, che è del 2015, che sarebbe il Valzer dei Fiori, l'ho fatto ascoltando proprio la musica di Tchaikovsky, no? E così l'ho intitolato Il Valzer dei Fiori, che non è un quadro astratto, non è un quadro liberty, ma è un quadro col mio stile.